di questa Non l'hai cosa. detto. Di Ti ho questa scritto cosa. pure forza la Sicilia. Brava, no, perché io ho i commenti bloccati, quindi se li blocco poi non entro più. Mamma, sembra una No, pazza, mamma mia. parlando. Mi sa che fra i quattro sei quella che sta meglio. Cioè, tu dici che stai malissimo, ma Sì, tra stai i scherzando? quattro è quella che sta meglio, secondo me. No, vabbè, ma lei ha la fortuna che qualsiasi cosa mette sta bene, quindi cioè, non fa testo, cioè, capito? Sì. Dai, Rosy, sei fantastica in tutto quello che tu Grazie, fai. voi troppo gentili. Ma che stai dicendo? No, siamo Comunque tutti io sono fa. Alessandra. Piacere, ciao Alessandra. Piacere. Vabbè, diciamo Ciao, che sono oramai abruzzese lì io. ci hai conosciuto Oramai non ci nome. conosciamo. Francesca, tu ormai Oramai. sei tu che reggi la situazione, quindi Vabbè, comunque. però dite la verità, cioè come metto io la faccia li difendo dalla mattina alla sera sempre. È vero, Ma esatto, è vero, sempre, in quello. tutto, per tutti, cioè, si difendi veramente sempre, grazie. Quindi questo va detto, diciamo. No, sì. Rosy, ma hai provato a fare la pasta alla norma d'Andrea? Ma non gli piace il pomodoro, come gliela faccio la pasta alla norma senza il pomodoro? In No, bianco. l'ho dimenticato del pomodoro. Fabio, il mio primo preferito. Non mi dire queste cose, ho appena iniziato la dieta. Mi piace, mi sento No, male. guarda, la norma è Guarda, qualcosa di oggi noi allucinante. siamo gialli, oggi la Sicilia è gialla. E l'hanno aperto da oggi, diciamo, no? All'aperto, tra virgolette. E io domani andrò in un ristorante palermitano che si Wow. chiama, no, di un mio carissimo amico, che si chiama La Braciera in Villa, e non ti dico quello che c'è di preparato, non te Ma lo sto a dire. immagino, immagino. Non Sicuramente te lo sto mangerai a meglio dire. di me. Esatto, sono un pochino a stecchetto, dopo tutto Guarda. un servizio Quello. fotografico, quindi proprio a go-go. Grazie per avermi fatto Sì. venire fame prima di andare Senti, ma questo fatto che ti senti, ce lo vuoi Vabbè, confermare? Cioè, ho dai, visto bene che li fai, si sì, sentono. vabbè, Tu però la non è vedi che la mia stazza, sto. no? Tu la vedi la mia stazza. Però quando si tratta di pesce, io non vado dritto, punto. Ma sì, ma Tutto a base l'importante è di uno dei pesce. piaceri della vita mangiare. Sempre ci Bravo. vuole un Sì. equilibrio perché poi fa male alla salute, No, 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 ma infatti. l'eccesso, però cavolo, cioè, è bello mangiare. Quando tu ti arriva un'impepata di cozze e poi ti arriva. Buona! Ma raga, ma perché mi fate questo? Cioè, Ma cosa vi ho anche a fatto di te, male? capisci? Guarda, Di qualcosa domani. anche tu. Piacere. Domani posterò nella pagina di tutto il cibo che c'è stato Tutto il sul menù, tavolo. dall'antipasto al dolce. Esatto. Domani te lo faccio Fabio, vedere, non guarda. seguiremo le tue storie, stai proprio No. certo. Ma io Dici ne tu. faccio. Io sono boomer, peggio dei boomer. Ora da poco mi sono approcciato a Instagram per voi, perché prima non seguivo Instagram, ma con Rosy e Andrea, Che siamo più fan. boomer di qualsiasi persona, No, tra l'altro. siete stati che mi avete talmente preso, appassionato, che è stata una cosa eccezionale. Cioè, per me siete state persone vere, educate, umili, sensibili e tutto quello che si può dire. Grazie, grazie Alessandra, mille. fatemi qualche domanda per Rosy. Me ne parlavi oggi. Sì, la faccio. Falla tu, però. Ah, La devo ecco, fare davvero mi io. mancava pure. Vai, vai, vai. Dai, che tra un po' arriva Andrea. Oddio, no. Andrea, sarà morto dal calcetto, suppongo. No, Ho visto. siccome Vabbè. io sono
Io sono patita del cinema, cioè adoro tutto il cinema, infatti seguite i David di Donatello, seguo gli Oscar, seguo di tutto. Volevo sapere se hai un'attrice preferita in particolare, o un attore. Ah, di attore, vabbè, ho sempre detto Leonardo DiCaprio. Cioè, il mio DiCaprio, questo lo sapevo. Sarebbe recitare con lui, cioè, ovviamente un sogno proprio improbabile, che non si avvererà mai, però vabbè. Sì. Facevi Rose, e poi la, Rose. La strip, vabbè. Meryl Streep, bravo. Meryl Streep. Cavolo. Ah, la strip, sì, sì, sì. Quindi, ma ti sei mai... Io poco fa... Ti piacerebbe. Io adoro Bette Davis, adoro Bette Davis. Cioè, ho visto veramente tantissimi film suoi. No, ma io ti vedo bene a te. Non lo so perché. Sì, cioè, sì. Ma è una bellezza comunque... Allora, io ti dico una cosa. Film proprio bellissima. Sì. Poco fa, mentre parlavo con Francesca, vedendo oggi la storia che tu hai fatto mentre eravate seduti al tavolino, mi è venuto un paragone così, con l'acconciatura che avevi, di un'attrice che faceva Beverly Hills 90210. Sì, non dove, ti l'hai vista mai? Ma quando... Brenda! Sì, cioè, lo seguiva sempre mia sorella. Brenda di... piccola di noi, ragazzi, io non penso che sia... No, no, ma no, vabbè, però ha capito di chi parlo, ha capito di... Però dice sì, perché ma lei ha fatto Streghe, ha fatto anche Streghe. Streghe, con le tre Streghe. Sorelle, quando ero piccola. Con Alissa Milano l'ha fatto Streghe, Alissa Milano, l'altro non mi ricordo come si chiama, sinceramente. No, ma io per la cultura cinematografica andiamo, possiamo andare dove vogliamo, sì. Sono un uno che guarda film sempre. Sempre film. Ti devo sfidare. Lì mi sa che... E vediamo. Allora, ti faccio una domanda. Il mio piede... Dimmi. Ti faccio una domanda. Il mio piede... Fabio, io non ti sento. Ti stai bloccando. Ho detto... No. Mi senti adesso? Mi senti? Sì. Qua sentiamo. Okay. Allora, ti dicevo... Uno dei film più belli che secondo me io ho visto, a parte Il Miglio Verde con Tom Hanks. Ah, bello! A parte quello. Poi ce n'è uno con Daniel Day-Lewis, Il Mio Piede Sinistro. Quello è uno dei film più belli che... Se lo trovi da qualche parte, ti consiglio di guardarlo. L'Oscar... Lui ha vinto l'Oscar per questo film. Per questo film ha vinto l'Oscar Daniel Day-Lewis. Quindi sì, anche per Il Petroliere ha vinto l'Oscar. Sì, lo so, però dico. Qua è partita per il primo. No, no, vabbè. No, no. Parlare di cinema perché parlare. Vabbè, ragazzi. Ho una domanda io per Rosalinda. Cioè, delle varie cose che hai fatto, qual è stata la. Come dire, il più bello, c'è la tua fiction, il tuo film del cuore, tra parentesi. Allora, di fiction sicuramente non è stato mio figlio, perché è stata un po' anche una sfida, per la prima volta mi sono approcciata a un tipo di danza particolare, quindi all'inizio c'era anche un po' l'imbarazzo di dovermi mostrare un po' nuda, e non l'avevo mai fatto, e quindi è stata una cosa nuova, e quindi mi è piaciuto più di tutti in assoluto interpretare quel personaggio. Io invece e ti ho visto... ti ho visto recentemente... Ti ho visto recentemente quando facevi la parte della figlia di Giuliana Desidio. Ah, quella è stata la mia prima fiction, avevo 18 anni. Era L'Onore e Rispetto 3. Avevo 18 anni. Esatto, non è rispetto. Sì, tra l'altro è una storia molto complessa, quindi iniziare subito ad approcciarsi, diciamo, nel mondo della recitazione, interpretando un ruolo come quello di Era Venere, no? Questa ragazza che veniva stuprata e uccisa, strangolata col filo del telefono e fatta trovare impiccata, quindi proprio un ruolo allucinante. Quello è stato proprio il mio esempio. Lo ricordo bene.
Vabbè, però sono i soldi che rimangono, e sono belli. E invece, sempre una mia curiosità, perché sono quella delle domande difficili, cioè la tua prima scena all'interno di un film, di un set, qual è stata e come ti sentivi? Io ci sarei morta personalmente, capito? Allora, io me la ricordo assolutamente, è stata questa fiction che ho detto, L'onore e il rispetto 3. Mi ricordo la sensazione di quando sono ancora vivo giù in Sicilia, di quando sono partita, ho preso il volo da Catania, mi sono messa a piangere prima di partire salutando mia madre, dico scena, non so, drammatica, perché cioè, non avevo mai fatto questa esperienza, quindi ero impaurita, venivo da una città molto piccola, non sapevo cosa mi aspettava. E mi ricordo anche la scena, che la prima scena che ho girato, era io che con Giuliana Desio che facevamo questo viaggio in macchina, e poi scendevo dalla macchina e vedevo quelli che poi sono stati i miei stupratori dalla finestra della loro casa. Quindi mi batteva il cuore fortissimo, ero un mix di sensazioni, io non so nemmeno descrivere, però quando poi si sono accesi i riflettori ho detto questo è il mio mondo. Che bello, vabbè, bellissimo. Certo. Sì, ma sì, ti parte l'adrenalina, cioè, ti sì, parte brava. L'adrenalina, insomma, capisci, quello voglio fare, sì, è il momento in cui capisci questo voglio fare. No, ma la sì. Cosa è una cosa bellissima. Ti voglio fare un'ultima domanda per quanto mi riguarda. Ma quel racconto che hai fatto al Grande Fratello quando ti hanno messo nel cofano della macchina e non ti potevano più aprire, è vero? Mamma mia, certo che è vero. Era sempre in questa fiction, tra l'altro. Sì, esatto. Dovevano fare questa scena, però... in cui io morta mi portavano nel cofano della macchina d'epoca, e per poi farmi trovare impiccata in questa stalla, quindi scena, mi mettono dentro il cofano, chiudono, girano la loro scena tutta parlata fuori. A un certo punto il regista dà lo stop e io dico, cioè cavolo, quando cavolo mi aprono, perché già quando mi tirano fuori, mamma mia, no, che ansia. No, guarda, credi, no, immagino. Un incubo. Sentivo tutti urlare fuori che non riuscivano ad aprire il cofano della macchina. Io, tra che non riuscivo a respirare in più l'ansia, ho detto rimango qui, muoio. La claustrofobia. Mamma mia, orribile. E anche se non soffri di claustrofobia, ti parte proprio. No, ma io devo dire la verità, ho visto tutto. Mi sono chiusa in casa nel momento in cui ho deciso di seguirla, perché ho detto già non è stato da morire subito, e mi è venuto un po' dopo, ma appena ho iniziato a seguire mi sono chiusa in casa, mi ho guardato l'impossibile, so tutto. Mamma, fatemi tutte le domande, cioè proprio coraggio, sì proprio tutto, io sono così, cioè se sei una persona che mi piace sapere cosa fa, cioè mi piace entrare poi nel dettaglio della carriera. Aspettate che è arrivato Andrea, aspettate che gli devo aprire. Vai, tesoro, non ti preoccupare, saluta, ce l'ho. Chi è? Ti vogliamo disturbare. Chi è? No. Andrea mi uccide. Facciamo. Vai, tesoro, magari ci devi preparare la cena. No, ragazzi, mi uccide, veramente. Se lo faccio vedere in tuta, mi uccide. Mi ammazza. Appena tipo tutto si mi uccide. Ha ragione. Ha ragione. No, vedere, ti volevo ringraziare, è stato un piacere parlare con te. E... Grazie, veramente. Dai, ci vediamo in un'altra diretta. Magari ti stai bene. Sei bellissima. Ciao Rosy, ciao, grazie di tutto. Ciao, grazie. Un bacione, ciao. Ciao. Ciao.